Sindaco, questa sera è venuto a vedere gara 2 di semifinale playoff della Fiorentina Basket, una Fiorentina Basket che quest'anno ha fatto una grande figura in questa Serie B, ha raggiunto quasi il primo posto. Quali sono, come dire, le sue impressioni vedendo questo bel pubblico tutto tinto di viola? Beh, impressioni molto positive, è un bel campionato, la parola fine la dobbiamo ancora scrivere, ma mi sembra che la squadra sia molto motivata e soprattutto incoraggiata dagli ottimi risultati. Questa di stasera è una sfida certamente rilevante, decisiva per molti aspetti, ma c'è ancora tanta strada da fare, quindi faccio un grande in bocca al lupo a questi ragazzi, così come ringrazio il pubblico, perché c'è un clima molto affiatato, appassionato, devo dire nuovo rispetto a qualche anno fa. Si sente che c'è voglia di vittoria. C'è voglia di vittoria, quindi non solo negli sport considerati principe in questa città, ma anche in altri sport come il basket. Il basket d'altronde negli anni 80 e 90 ha vissuto anni di gloria. Ricordiamo J.J. Anderson, John Ebeling, che ci è venuto a trovare una bella domenica di regular season e con cui abbiamo parlato, abbiamo ricordato i tempi andati. Ecco, ci sono dei propositi, come dire, di far tornare la Fiorentina e il basket a Firenze grandi, questa società giovane ma molto ambiziosa, cosa ne pensa? Ma ne abbiamo parlato il presidente Piacenti. Io credo che Firenze meriti di tornare ai grandi livelli del basket, come appunto nel passato, e ci sono tutte le condizioni. È importante che la città si raccolga intorno a questa squadra, perché se troviamo le risorse giuste, se rafforziamo l'impegno che c'è sia delle istituzioni che della città nel suo complesso, possiamo raggiungere il traguardo della Serie A. È alla nostra portata ed è per me uno degli obiettivi sportivi più rilevanti. Del resto, qui il basket a Firenze si è sempre giocato. Noi abbiamo uno dei vivai più importanti del centro Italia, vorrei dire forse il più importante dopo Roma insieme a Bologna, e quindi ci manca davvero a livello agonistico una squadra che arrivi in Serie A, ma quella che c'è oggi ha le potenzialità per poterci arrivare con i giusti rinforzi, con la giusta spinta. Se mi permette un'ultima battuta sulle Final Eight di Coppa Italia, recentemente, due giorni fa, il presidente Egidio Bianchi ha confermato la presenza anche per il prossimo anno al Mandela Forum. Questo penso sia motivo d'orgoglio per lei, per la città, e anche se vedremo la Serie A con altre squadre, però intanto Firenze torna alla capitale del basket. Beh sì, perché grazie alle Final Eight respiriamo il grande basket, e ci fa bene respirare il grande basket perché crea quel contesto che poi aiuta a costruire una squadra competitiva, e credo che il sogno di poter vedere anche la nostra Fiorentina Basket un giorno a gareggiare in quella competizione di vertice non sia un sogno così tanto irrealizzabile.